Salve gentili telespettatori, nuova puntata di Speciale TG e nei nostri studi oggi Anna Raviele che è segretario del PD a Battipaglia. Buonasera a tutti e grazie per avermi invitato. Entriamo subito nel vivo. In questi giorni voi avete pure inviato nelle ultime ore una nota stampa. Si parla molto di questi disagi che potrebbero subire sia gli alunni che i genitori degli stessi ragazzi, degli stessi studenti delle scuole Marconi. Entriamo subito nel vivo perché sappiamo che dovranno essere abbattute queste scuole? Sì, allora, innanzitutto sfatiamo subito un luogo comune. Contrariamente a quello che dice la sindaca, noi siamo contenti e felici che l'amministrazione faccia investimenti, soprattutto nel patrimonio scolastico, e siamo molto felici che si riesca ad accedere ai fondi PNRR. Saremo ancora più felici se le opere di cui, che si hanno tramite questi fondi vedessero anche la luce. E quindi andiamo subito al tema. Siamo a luglio e nell'ultimo consiglio comunale abbiamo ascoltato la sindaca che prospettava quella che erano la sistemazione dei ragazzi per il prossimo anno scolastico e in particolare abbiamo appreso che parte delle classi saranno dislocate in un'ala del Profagri. Ora, ovviamente, in maniera attenta e scrupolosa, come ogni forza politica dovrebbe essere, abbiamo semplicemente chiesto se, affinché questi ragazzi effettivamente potessero accedere in queste aule, sono state avviate tutte le dovute procedure e soprattutto se sono stati fatti i lavori di adeguamento delle strutture. A tutt'oggi non ci è stato dato un riscontro positivo, per questo siamo perplessi e per questo abbiamo richiamato l'attenzione sul tema, per far sì che i genitori non si ritrovino a settembre con il dubbio di non sapere dove portare i propri ragazzi, perché ricordiamocelo, in Italia ad agosto è difficile svolgere Certo. lavori e completare edifici. Tra l'altro si parlava in questi giorni che le altre alternative, una dovrebbe essere qualche allocazione in qualche aula che sarebbe libera della Calamandrei e in ultima analisi ci sarebbe un altro istituto che viene gestito dalla provincia che è il Ferrari, che però è quello più distante, diciamo così, dalla Marconi e quindi sarebbe, se venisse poi adottata questa decisione, potrebbe essere una di quelle più scomode, soprattutto per i genitori che si dovrebbero occupare dello spostamento del trasferimento. Circolava voce anche che se fosse questa la soluzione, il comune avrebbe poi dovuto fornire delle navette e quant'altro. Però sembra che la provincia non sia ancora, è anche questo che voi avete appurato, no? Che la provincia sia Sì, ancora informata su esatto. questi Allora, perché i episodi. locali che sono affidati al Ferrari sono quelli proprio del Profagri, il cui istituto è di Sì, proprietà della provincia. sì. A noi risulta che non sono state attivate procedure. Ovviamente possiamo sbagliarci, possiamo avere delle informazioni non complete, per questo ci siamo rivolti all'amministrazione per avere tutti i chiarimenti del caso che attendiamo. Ma attenzione, farei notare una cosa. Sempre a luglio, sempre a 2 mesi dall'inizio del nuovo anno scolastico, usiamo il condizionale Sì. per la sistemazione di alunni rispetto a un'opera che è programmata e annunciata dallo scorso anno. Ora, io la domanda che faccio è una sola, ma un'amministrazione competente e attenta può ridursi all'ultimo minuto per programmare il nuovo anno scolastico quando sai già da un anno che quell'istituto dovrà essere abbattuto? Ancora una volta si lavora nell'approssimazione. E passatemi il termine poco gentile, ma purtroppo attinente al caso, nell'incompetenza generale. È un po' una caratteristica insomma, di parecchie circostanze, insomma, parecchi eventi e cose che vengono gestite dall'amministrazione comunale sempre all'ultimo minuto o quasi al penultimo dell'ultimo minuto e poi insomma, si arriva in ritardo con approssimazione e disagi per la comunità. Purtroppo quest'ultimo minuto l'abbiamo visto con i Sì, PIX, che purtroppo sì. è cronaca recente, l'abbiamo visto con Villa Maria e speriamo di non vederlo con i ragazzi, perché giustamente a fare le spese poi di queste inefficienze sono le famiglie che si devono fare carico di un'organizzazione che non è semplice e che soprattutto grava su delle situazioni che spesso non sono già facili nell'ordinario, figuriamoci nello straordinario. Cambiamo argomento, la sanità dalle nostre parti in Campania ma anche a livello nazionale, sappiamo bene che è molto bistrattata, ci sono
problemi che dipendono dal governo centrale, anche la regione magari ha le sue colpe. Noi abbiamo un ospedale che era una volta magari per certi reparti un fiore all'occhiello, pian piano sembra che stia diventando, insomma, non più quella struttura importante che può dare la giusta assistenza. Su questo argomento il PD so che ha già intrapreso delle azioni, giusto? Sì, innanzitutto noi da tempo rivendichiamo con forza il ruolo centrale dell'ospedale di Battivaglia. Si parla tanto di ospedale unico, abbiamo sentito più volte di incontri tra la Francese e il sindaco di Eboli, Mario Conte, per trovare il luogo ideale per quello, sì, che potrebbe essere l'ospedale unico della Piana del Sele, ma noi abbiamo sempre detto che per noi non ce ne vogliono. È vero, negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, correggimi se sbaglio, mi sembra che insomma si sia un po' tutto assopito, non se ne parla nemmeno più di tanto, giusto? Sì, 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 si alzano le temperature, si abbassa l'attenzione. Ecco, si abbassa l'attenzione. No, vabbè. Però al di là di questo, noi da sempre abbiamo rivendicato con forza il ruolo centrale dell'ospedale di Battivaglia, perché al di là dei campanilismi che sono del tutto legittimi, nessuno vuole togliere dignità e importanza a qualsivoglia struttura, però c'è un dato con cui bisogna far conto. Dell'intero DEA, che ricordiamo è costituito da Battivaglia, Eboli e Rocca d'Aspide, l'unico che ha una posizione centrale e logisticamente perfetta è l'ospedale di Battivaglia. Ricordiamoci che noi siamo all'uscita di un'autostrada. Sì. L'ospedale di Eboli è ubicato in una posizione poco, certo, felice e difficile da raggiungere. Quindi chiediamo e più volte abbiamo ribadito che il ruolo dell'ospedale debba essere sempre più centrale proprio per questa primaria esigenza logistica di cui noi godiamo, per fortuna, per sbaglio, non sappiamo, ma tant'è. E per quanto riguarda l'ospedale, proprio in queste settimane, diciamo, è a rush finale l'emanazione del nuovo atto aziendale, che vede finalmente l'arruolamento di nuovi medici che possono andare a rinforzare i reparti, perché non dimentichiamo che purtroppo la carenza di personale sconta una duplice condizione, che è quella, appunto, come dicevi tu prima, dell'emergenza nazionale, sì, ma anche della situazione di commissariamento della sanità che la Campania ha avuto fino a poco tempo fa. Oggi così non è, stanno arrivando i nuovi medici e il nuovo personale infermieristico e Battivaglia vedrà innanzitutto la riapertura di cardiologia, come è già stato annunciato anche da questa rete, che è attualmente chiusa, insomma. E soprattutto mi preme sottolineare, perché poi è una peculiarità di Battivaglia, finalmente un rafforzamento del reparto di ginecologia, perché poi non dimentichiamo, sì, che il nostro è il polo principale delle nascite. E tra l'altro a Deboli non c'è, esatto, più quel reparto. Okay. Altro argomento scottante, perché da anni che esiste questo problema e non si risolve quasi mai, o meglio fino adesso non è stato risolto per intero, sono stati solo fatti interventi così correttivi, temporanei, sono quelle delle discariche. Tra l'altro proprio una settimana fa, se non erro 10 giorni fa, c'è stata una riunione importante tra Regione Campania, tra Bonavitacola e il comune di Battivaglia per trovare una soluzione, ma sembra che insomma questa bonifica non cioè, dovrebbe partire, ma ci sono ancora degli intoppi. In realtà il 22 giugno si è tenuta questa conferenza di servizi che coinvolge gli 11 comuni, sì, che hanno siti da bonificare al sud di Salerno. Diciamo che siamo in una fase interlocutoria tra regione e comune. Si sta cercando di scegliere quella che è la tecnica da utilizzare per bonificare i siti. Fondamentalmente si parla di tombatura o di svuotamento con la tecnica più innovativa del landfill mining, che consiste, in parole povere, sì, nello svuotare e riciclare ciò che si trova dentro. Ora il comune ha avuto una posizione altalenante. Nella prima conferenza dei servizi si era espresso per la tombatura, nella seconda conferenza dei servizi aveva espresso una posizione, diciamo, più tendente allo svuotamento, ma sempre dicendo probabilmente è troppo, sì, costoso, teniamo d'occhio la tombatura. Noi come Circolo PD di Battivaglia, ma come cittadini di Battivaglia innanzitutto, esprimiamo con forza la nostra contrarietà a ogni ipotesi di tombatura, perché quei siti devono essere bonificati e l'unica bonifica possibile è attraverso lo svuotamento, perché poi è anche il modo di restituire alla città un pezzo di collina che purtroppo manca da troppi anni. Ecco, rimanendo sempre nell'ambito rifiuti, c'è stato l'aumento della Tari.
Qualcuno dice non l'opposizione non è intervenuta più di tanto. Il PD è una delle forze più importanti in consiglio comunale dell'opposizione. È proprio così o voi invece avete fatto degli interventi che magari insomma non sono venuti fuori nemmeno più di tanto, non sono stati comunicati e volete che magari si possano rivedere pure le tariffe per tentare di farle abbassare? Noi ovviamente diciamo che questa questione della Tari è venuta fuori in uno dei consigli comunali. Solitamente nei consigli comunali sono tanti punti all'ordine del giorno e per vari motivi le opposizioni possono concertare una linea che non permette poi di esprimere compiutamente la posizione su tutti i punti. Detto questo, tutte le opposizioni unite, PD in primis, sono sempre stati attenti e vigili sulla questione della Tari, perché poi è una questione che tocca in maniera immediata le tasche dei cittadini e quindi merita la massima attenzione. Abbiamo chiesto una revisione delle tariffe, soprattutto alla luce dei risultati economici che l'amministrazione va sbandierando e soprattutto alla luce di questi risultati, a questo punto lecito chiedere forse pseudo risultati positivi della raccolta differenziata, ma soprattutto abbiamo chiesto, e il nostro presidente della Commissione Ambiente, che è anche il nostro capogruppo Luigi Da Campora, più volte ha chiesto come sono state gestite le tariffe Tari in relazione alla questione delle discariche post mortem. Quindi noi ci siamo, purtroppo sono tanti e tali problemi da seguire con questa amministrazione che spesso non sempre si riesce ad arrivare in maniera diretta a tutti i punti. Ma la raccolta differenziata, secondo una vostra idea, è anche per quello che sono gli ultimi dati, è in linea con quello che sono le normative o negli ultimi mesi, come sembrerebbe, ha avuto un decremento almeno in alcune zone della città, se siamo a corrente insomma di allora di io non conosco tutte le normative, non conosco tutte le tecniche, ovviamente lascio agli esperti del settore, però come semplice cittadina di Battipaglia giro per le strade e non so se purtroppo per sfortuna o abito in una zona che è una zona molto periferica come quella della fascia costiera, per cui basta girare per strada. Da ciò che si vede sui marciapiedi non so. In litoranea ci sono gli... In litoranea e... siamo in estate e ci sono ancora... Sì, ci sono ancora cumuli di rifiuti. Fermo restando che in estate cioè, c'è anche il problema della raccolta differenziata che viene effettuata a tempo e per me non è concepibile nel 2023 in delle zone della città che dovrebbero avere pari dignità con il centro e con il resto dei quartieri. Ma cosa ancora più significativa è che sicuramente c'è grande confusione, basta fare una passeggiata sui marciapiedi di Battipaglia e forse proprio efficiente non lo è. Poi ovviamente il giudizio lo lascio agli esperti. Magari pure i cittadini dovrebbero essere più attenti a fare la raccolta nei giorni specifici e non abbandonare rifiuti sui marciapiedi. Sicuramente, ma forse l'amministrazione dovrebbe essere anche un po' più chiara sulle modalità di conferimento. Cioè, non dimentichiamo che hanno fatto un calendario della raccolta all'inizio che doveva essere spiegato con i disegnini perché nessuno aveva capito in quale giorno si conferiva cosa. Quindi io penso sempre che il problema non sia di chi non capisce, ma di chi dovrebbe non spiega bene. Ecco, speriamo che facciano magari qualche altra campagna di comunicazione più chiara per i cittadini. Siamo al secondo mandato e siamo quasi al secondo anno del sindaco Cecilia Francese. Da segretario di un partito che è quello del PD importante e che è in consiglio comunale e all'opposizione, vi siete fatti un'idea perché questa amministrazione sembra che ancora non sia decollata, su molti aspetti c'è un immobilismo totale? Noi questa idea ce l'abbiamo chiara dall'inizio, da come si sono presentati ai nastri di partenza in campagna elettorale. Noi riteniamo che chi si candida ad amministrare una città importante come quella di Battipaglia debba avere ben chiaro gli obiettivi e soprattutto la strada da percorrere per raggiungere quegli obiettivi. Però in politica esistono due categorie, di chi si candida per fare le cose e di chi si candida per ottenere un posto, e da qui i cartelli elettorali. Ora, diciamo, la storia di Battipaglia ormai è chiara
e soprattutto è ben consolidata nei ruoli dei vari personaggi che la popolano da qualche decennio. Quindi era facilmente intuibile che l'alleanza che ha portato alla candidatura per il secondo mandato di Cecilia Francese fosse un'alleanza che avesse lo scopo di arrivare al Palazzo di Città. Come si sarebbe governato e cosa si sarebbe fatto in questi anni di governo era un qualcosa che si sarebbe visto dopo, e come infatti i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Assistiamo a litigi, si entra, si esce, si porte girevoli, maggioranze alternate, minoranze all'interno della maggioranza. Qualche consigliere dell'opposizione forse che fa vuol passare in maggioranza o lo fa in modo ancora non chiaro, poi a volte c'è l'opposizione che mantiene il numero legale in qualche circostanza. Io credo che i consiglieri abbiano ovviamente la propria libertà di azione nell'ambito del loro mandato e si risponda innanzitutto alla propria coscienza, perché poi quando si arriva, si ha l'onore di arrivare a sedere nei banchi del Consiglio Comunale, non si è lì in nome proprio, ma in nome e per conto di chi ti ha eletto e ha scritto il tuo nome sulla scheda. Quindi va bene qualsiasi cosa, ma poi dopo si tornerà a casa, bisognerà guardarsi indietro, bisognerà dare spiegazioni a se stessi innanzitutto e a chi poi ha creduto nel consigliere di turno. Ecco, facendo parte del PD, cioè avere un partito chiaro, un simbolo chiaro, mentre poi a Battipaglia e anche in altri comuni limitrofi si parla spesso, anche le ultime elezioni che ci sono state, di liste civiche, anche Battipaglia forse ha nascosto un po' per cooptare poi vari personaggi nelle liste, eleggerli e quant'altro, facendo un'azione trasversale, non chiara nemmeno con gli elettori, cioè sembra quasi che si facciano dei calderoni, mentre poi ci sono delle collocazioni diverse di partito che hanno un'idea più chiara. Può essere pure un vantaggio questo per fare politica? No. Io credo che il civismo sia stata un po' la morte della politica dei nostri anni, ed è per questo che stiamo lavorando innanzitutto per dire che noi con convinzione e decisione rivendichiamo la nostra appartenenza al Partito Democratico. Perché? Perché in quel simbolo c'è un manifesto di valori e un modo di agire che dovrebbe contraddistinguere l'azione politica dal locale al nazionale. Ora che cosa succede? Io credo che per Battipaglia, soprattutto nelle ultime amministrative, si sia fatta una scelta di coraggio, perché il PD è stato presente con il proprio simbolo, tanto è vero che ha avuto un risultato soddisfacente, ma ovviamente questo risultato non è un punto di arrivo, ma è stato ed è un punto di partenza, e piano piano stiamo cercando di costruire, appunto, senza nasconderci dietro i civismi, perché poi il civismo che cos'è? La politica è scelta, e la scelta la si fa con chiarezza, anche aderendo ad un simbolo che poi contraddistingue una proposta politica. Ultima domanda, poi siamo veramente in conclusione. I movimenti giovanili, anche a Battipaglia del PD, ci sono iniziative nuove, ci saranno delle novità magari subito dopo l'estate? Sì, allora innanzitutto io sottolineo con grande piacere l'attività che sta portando avanti il Forum dei Giovani in maniera autonoma e indipendente. Sono tante e di diverso tipo le iniziative che i ragazzi portano avanti, e questo già è un segnale di speranza per la città. Poi, per me che vengo dai movimenti giovanili di partito, ovviamente la giovanile ha un'importanza particolare. Anche Battipaglia sta tornando a costruire un proprio gruppo giovanile, e credo che questo sia importante, perché ogni squadra che vince deve avere un buon vivaio che poi possa fornire il ricambio. A settembre entreremo nel vivo della costituzione dei movimenti giovanili del Partito Democratico, che ricordo si chiamano Giovani Democratici, perché proprio tra settembre e ottobre, per la fine dell'anno, le giovanili andranno a congresso e quindi sceglieranno i propri riferimenti, come sempre dai circoli cittadini fino ad arrivare al nazionale. Ed è una cosa a cui tengo particolarmente, perché credo che dare uno spazio di partecipazione ai ragazzi che oggi nel 2023 ancora riescono a riconoscersi in una proposta di partito, a
appunto non in un'associazione, è una cosa importante e soprattutto è importante che se ne preservi la loro autonomia, quindi mi auguro che sappiano organizzarsi e essere sempre più partecipi della vita politica della città. E allora, con questo auspicio, insomma, speriamo che i ragazzi più giovani si avvicinino non solo al PD, ma anche agli altri partiti, movimenti politici. Speriamo che ci sia anche maggiore vita politica a Battipaglia. Concludiamo questo incontro, questo speciale TG con Anna Raviele, segretario del PD di Battipaglia, che ringrazio per la sua disponibilità. Grazie, e vi do appuntamento ai prossimi speciali TG qui a Sud TV.